Nella 28ª giornata del girone E di Serie D, la capolista Gavorrano ospita il Montecatini e va alla ricerca del successo per difendersi dall'assalto di Massese e Savona. Nelle ultime domeniche i maremmani sembrano aver perduto un po' di tranquillità e di sicurezza a causa certamente delle sconfitte ravvicinate giunte dopo un lunghissimo periodo di imbattibilità. Nei primissimi minuti del match i montecatinesi pressano alto e non consentono ai padroni di casa di ragionare, ma la situazione si normalizza quasi subito e gli uomini di Bonuccelli al 18esimo passano in vantaggio. Cross dalla sinistra di Lombardi, palla spizzata in aria e Brega sorprende la difesa ospite con un colpo di testa con cui batte Biggeri. Gli ospiti si rendono pericolosi solo al 36esimo, quando il colpo di testa del possente Taddeucci passa poco oltre il palo alla destra di Salvalaggio. In ogni caso i Minerari continuano ad attaccare e al 44esimo Cretella conclude dalla distanza con la sfera che passa sopra la traversa. Nella ripresa i termali sono sicuramente più propositivi, ma non impensieriscono a lungo Salvalaggio e anzi al 61esimo subiscono la conclusione insidiosa di Marianeschi, uno dei migliori in assoluto, il cui tiro insidioso da fuori area non inquadra di poco lo specchio della porta. Negli ultimi 20 minuti però il Montecatini getta il cuore oltre l'ostacolo e costringe i padroni di casa ad arretrare moltissimo. Non a caso Salvalaggio, fino a lì praticamente inoperoso, al 69esimo respinge con i pugni la conclusione ravvicinata di Mariani. Al 75esimo invece i rossoblù hanno una chance con Cretella, tuttavia il centrocampista grossetano non riesce ad essere preciso da buona posizione. Infine, nel quarto dei 6 minuti di recupero conclusivi, Salvalaggio compie un vero e proprio miracolo sulla girata ravvicinata di Granito, conservando così inviolata la porta e regalando 3 punti davvero pesanti al Gavorrano. Insomma, una vittoria ancora con brivido e senza entusiasmare, ma con una giornata in meno al traguardo finale chiamato Lega Pro.